Tutto ciò che è necessario per il trionfo del male è che gli uomini di bene non facciano nulla. Immaginate un futuro distopico dove un leader è salito al potere. Immaginate di avere perso il diritto di essere liberi, il diritto di esprimervi, di parlare, di dire ciò che pensate. Immaginate una propaganda ed un'informazione controllate. Tonnellate e tonnellate di informazioni false vi sommergono. Immaginate un luogo dove i diversi, gli artisti, i liberi pensatori vengano imprigionati. Questo è quello che vogliamo raccontare nel film Viva il leader. Un futuro non troppo lontano dove la violenza ha sostituito l'arte. Un luogo dove le scelte sono limitate e la gente fa ciò che può per adattarsi e per sopravvivere. Ma non tutti ci riescono. Un tema che sembra venire da un passato lontano e che ci può sembrare distante, ma così non è. Perché dietro il silenzio, dietro la mancata presa di posizione, si nasconde sempre l'inizio di ogni dittatura e con essa le atrocità che porta. Dietro questo progetto c'è sicuramente il desiderio e il bisogno di raccontare una storia. Perché io penso che se nessuno racconta le storie non esistono. E se le storie non esistono, non esistiamo neanche noi. Per questo vi chiedo di dare il vostro contributo a questo progetto, affinché la voce di pochi si trasformi nella voce di tanti. Sostenete il progetto, parlatene con un amico, condividetelo sui social. E ricordate, tutto ciò che è necessario affinché il male trionfi è che gli uomini di bene non facciano nulla. In questo film tratteremo temi come la libertà, l'uguaglianza e il diritto di parola.